mia cucina. Oggi una torta morbidissima con ripieno di ricotta e fragole. Come ingredienti abbiamo 50 g di zucchero, 2 uova più un tuorlo, 15 g di latte, 50 g di olio d'oliva, 25 g di fecola di patate, 10 g di lievito per dolci, 110 g di farina 00. Poi per il ripieno ho messo 250 g di farina con 50 g di zucchero, una buccia di grattugiata di un limone e 250 g di fragole. Incominciamo con l'impasto, andiamo a mettere lo zucchero, le uova più un tuorlo e andiamo a mescolare. Versiamo il latte e poi subito dopo l'olio. Mettiamo a poco la farina, la fecola e il lievito. Ho preso una tortiera dal diametro 24, però anche 22 va bene. Versiamo la metà dell'impasto che abbiamo preparato. Sopra mettiamo il nostro ripieno di ricotta e fragole. Livelliamo per bene. Sopra le fragole mettiamo il rimanente impasto che abbiamo preparato. Ed ora inforniamo forno caldo 180 gradi per un 45-50 minuti. Comunque fatele sempre la prova a secchino. Ed ecco pronta la nostra torta dal cuore morbido. Come vedete, adesso in mezzo c'è la ricotta con le fragole. Se poi la volete fare più alta, prendete la tortiera da 22 cm, vi viene più alta, ma anche così va bene. È davvero squisitissima, è bella morbida, è davvero buonissima. Se non volete adoperare l'olio d'oliva, potete adoperare l'olio di semi se vi sembra più leggera. Io, siccome l'olio lo faccio in casa, so quello che metto. Bene, per oggi è tutto. Una buona giornata da Francesca e Salvatore. È tutto. Ciao, alla prossima. Un bacione.